Siamo stati qui invitati oggi dal Comitato Sportivo Atletica Savoca per una questione che ormai si trascina da diversi anni. Siamo con il presidente Savo Adistefano. Allora, a che punto siamo e perché questo appuntamento oggi qui in pista nella contrada Mortilla a Savoca? Okay, buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Allora, diciamo, siamo in sostanza, io sono un cittadino, ecco qua, che vive nel comprensorio e con altri cittadini, genitori, atleti, abbiamo deciso di fondare questo comitato civico. Salviamo l'Atletica Savoca e salviamo in qualche modo l'Atletica nel comprensorio sportivo proprio perché per quello che si vede alle nostre spalle, perché al momento abbiamo una pista agibile per circa il 50-40%, ma a breve, a metà maggio, dovremmo lasciare. È stato intimato lo sfratto da Rete Ferroviaria Italiana perché dovrà costruire, ecco, dovrà fare, implementare, mettere su il cantiere completo per la costruzione del raddoppio dell'asse ferroviario che si vede alle nostre spalle. Dunque, il problema è questo: dobbiamo evitare questo dramma, che è un dramma che è sicuramente un dramma dal punto di vista sportivo, perché diciamo, distruggerebbe, ecco, un movimento da atletica che è, diciamo, forte nel territorio, ha avuto tanti successi sportivi a livello provinciale, regionale e nazionale, ed è sicuramente un valore, ma soprattutto questo distruggerà, avrà un impatto sociale, se vogliamo, perché i 200 atleti coinvolti sono per la maggior parte sono ragazzini, bambini, diciamo, sono minorenni, diciamo, a diversi livelli, il che ovviamente è un problema, perché non viviamo in una società, ecco, questo è l'unico campo, l'unica attrezzatura nel raggio di circa 20-30 km, e dunque non ci sono alternative reali e fattibili sul campo. Ovviamente da diversi mesi c'è il presidente Manuela Trimarchi che sta facendo una battaglia a 360 gradi. Il comune, diciamo, l'amministrazione comunale fa orecchie da mercante. Adesso c'è questo comitato, ma l'amministrazione comunale oppure qualche altro ente vi ha dato qualche alternativa di poter continuare la vostra attività? Per quanto ne so, ecco, in realtà c'è stata grande sensibilità da parte di Rete Ferroviaria Italiana al problema. Sappiamo che è stato anche, a parte sta, l'essere stato finanziato, essere stata finanziata la costruzione del nuovo impianto che sarà, diciamo, un po' più a monte, un po' più a nord, qui sempre nella Valle d'Agro, ma è stato dato anche un indennizzo a coprire appunto le difficoltà per questa chiusura da maggio. Dunque RFI è disponibile, è stato dato un indennizzo di circa 3 milioni di euro, 3 milioni, di oltre 3 milioni di euro. Adesso, ecco, si tratta di trovare una soluzione. Noi siamo, diciamo, abbastanza fiduciosi, ecco, e vogliamo, come dire, suggerire, supportare le amministrazioni, i decisori, chiunque avrà potere in tal senso, per ovviamente suggerire, diciamo, su come spendere, su come allestire, per esempio, un'area temporanea, attrezzare un'area temporanea che possa essere adeguata all'Atletica Savoca, per cui avere, diciamo, allestire un'area che sia soprattutto una soluzione che sia soprattutto vicina, vivibile. Ovviamente è impensabile di poter trasferire tutti questi atleti quotidianamente a Messina o a Giarre, ecco, che sono i campi più vicini. Adesso faccio una domandina un po' provocatoria, ma l'amministrazione comunale ha dato delle rassicurazioni, nel senso che c'è già un progetto pronto, e si è stata già individuata l'area, e che il gruppo Ferrovie ha dato anche l'ok nella costruzione. Però non si sanno i tempi di realizzazione. Loro parlano nell'arco di 3 anni. Adesso la domanda è questa: ma in questi 3 anni i ragazzi dell'Atletico Savoca dove si allenano? Potrebbe essere anche il campo di Rina, il campo di calcio di Rina, che non esiste nessuna squadra di calcio attualmente. Si poteva pensare ad attrezzarlo anche in maniera provvisoria all'attività dell'Atletico Savoca? Ecco, forse questa sarebbe una buona idea. Il problema è assolutamente quello, diciamo, nel periodo di transizione per la costruzione del nuovo campo, del quale onestamente sappiamo poco e niente, credo che
diciamo, non sia nemmeno disponibile al momento il progetto. Dunque, 3 anni forse è un po' ottimistico come previsione. Comunque sia, in questo periodo di transizione, il problema, perché da maggio, ecco, a quando avremo lo stadio, dove andremo, è proprio quella la domanda. E a questa domanda dobbiamo dare una risposta. Noi siamo assolutamente disponibili a partecipare ad un tavolo, a suggerire, a dare supporto alle istituzioni per risolvere questo problema, ma lo dobbiamo risolvere. Ecco, siamo qui proprio per dare delle soluzioni fattive a questo problema, ed inoltre siamo disposti e vogliamo supportare l'amministrazione, i decisori, ecco, le istituzioni, anche nella costruzione del nuovo stadio, che dovrà essere appunto uno stadio ovviamente adeguato all'Atletica Savoca, appunto per rispondere a questo problema sociale che si potrebbe aprire di qui a poco. Che fanno questi 200 ragazzini? Ecco, da padre, da genitore, mi chiedo appunto, si innescherà un problema sociale, ecco, che al peggio, ecco, al meglio, nella visione migliore, potrebbe essere semplicemente che questi saranno rintanati nelle proprie case a giocare con i telefonini, ma nella soluzione peggiore sappiamo che oggigiorno possiamo aspettarci di tutto, per cui sappiamo vizi, ecco. Lasciamo stare, ecco, su questo punto, voglio dire, da padre, ecco, ho proprio paura del problema sociale, potrebbe innescare questa situazione, per cui dobbiamo dare una risposta seria, perentoria e nei tempi. Dobbiamo evitare di buttare fuori, ecco, chiarezza. Soprattutto sì, in tempi chiari e certi, ecco, perché qui il 15 maggio, ecco, si dovrà andare fuori, credo che noi chiederemo ovviamente il più possibile una proroga dei termini, ma immaginiamo che probabilmente, ecco, stiamo parlando di un'infrastruttura strategica, probabilmente non ci saranno questi tempi. Però, ecco, nel frattempo, da qui a maggio, identificare una soluzione come quella per esempio del campo di Rina, per carità, sarebbe, credo, una soluzione adeguata. Ora, diciamo, ne dovremmo parlare con i tecnici, con la parte tecnica dell'Atletica Savoca, però perché no? Ecco, siamo aperti e disponibili, siamo proprio, ecco, volenterosi di collaborare con spirito assolutamente collaborativo e non polemico con le amministrazioni di Savo e con tutte quelle che vorranno ascoltarci.